L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buon giovedì 3 novembre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, dopo mesi di attesa, finalmente è tornato a parlare Gianluca Paparesta e l'ha fatto in una conferenza fiume che tanto sta facendo discutere. Quindi quest'oggi dedicheremo ampio spazio a quanto dichiarato ieri da Gianluca Paparesta, lo faremo con commenti, ospite e la vostra immancabile voce. Ma non tralasceremo il calcio giocato che, ricordiamocelo, deve essere sempre la nostra priorità. Bene, iniziamo subito, ma prima saluto il nostro Luca Deleteris. Ciao Luca. Ciao Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Linee aperte sin da subito per i nostri radioascoltatori, chiamateci per dirci la vostra, per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda ovviamente la conferenza stampa dell'ex presidente del Bari. Quello che vi chiediamo è che idea vi siete fatti e come valutate quanto detto da Paparesta. E allora, come detto, Paparesta, che ha parlato per oltre un'ora ieri presso un noto hotel cittadino, Paparesta che era in compagnia del suo nuovo pool di legali. Bene, sentiamo i passaggi salienti della sua conferenza stampa. Tanto non capirai. E poi i tifosi che hanno creduto come me in qualcosa, perché vedevano che il presidente dava credito a qualcosa di così grosso, anche perché io volevo portare avanti questo progetto e volevo che il Bari diventasse veramente una squadra che potesse giocare per la Champions League. Sarò stato un folle, dobbiamo giocare per la Serie B. Io credo che questa città meriti di giocare in Serie A e di ambire sempre a traguardi più alti. Non a caso è la sesta, settima realtà nazionale. Ecco perché pensavo che ci volesse investitori che potessero portare questa cosa. Chi è che non avrebbe dato credito a questa persona? Probabilmente tutti quanti voi. Io gli ho dato credito pensando di fare il bene mio e del Bari. Poi, mentre ero lì, iniziano uno stilicidio di comunicati. L'11 maggio, primo comunicato da parte di Giancastro, prima della partita con Novara, Nordin mi chiede, tra l'altro che non aveva incontrato quando è venuto a Bari l'altro socio, mi chiede: ma perché, che cosa sta succedendo? Però probabilmente non arrivano le somme, siamo tutti preoccupati. Il 18 maggio comunque cerco di tenerlo abbastanza, cioè di giustificare questa cosa, anche perché era anche una mia preoccupazione il fatto che non arrivassero soldi. Il 18 maggio, nuovo comunicato, prima dello spareggio dei playoff con Novara. Secondo comunicato, prima della partita con Novara, dove ricevo una telefonata della Iannarelli, che mi passa questo Nordin, il quale dice: devi chiarire assolutamente che cosa succede, perché io soldi in una situazione che non è chiara non le metto. Obiettivamente, penso che non avesse nemmeno tutti i torti, anche se l'operazione era stata fatta, il preliminare era stato sottoscritto e quindi purtroppo il preliminare prevedeva questa cauzione che non era stata versata. Tanto non capirai. Il 22 giugno chiedo al collegio sindacale e al dottor Giancaspro di rinviare di due giorni l'assemblea per chiedere un parere pro veritate da un professionista, un soggetto terzo, per capire se era valido o meno l'aumento di capitale portando dei crediti legati a un finanziamento precedentemente rimosso. Questa situazione, tra l'altro, dico questo perché senza creare adesso ulteriori aspettative, senza creare, è chiaro che io mi ero attivato in maniera diversa e quindi qualche altro soggetto interessato ad entrare c'era, però questo soggetto, prima di mettere 7,5 milioni, perché bisognava mettere 7,5 milioni, cioè se la società ha fatto un aumento di capitale di 7,5 milioni, perché doveva coprire delle posizioni debitorie, dei fornitori e tutti quanti coloro i quali hanno partecipato a quell'assemblea e a quella gestione sapevano che c'erano queste situazioni, non sono situazioni improvvisamente apparse.
il 22 giugno, quindi chiedo di fare questo rinvio con un parere provveditato. La cosa non viene assolutamente presa in considerazione e vengono a quel punto avviate una serie di azioni che mi pongono di fronte a una questione: andare avanti oppure anteporre ancora una volta gli interessi del club, che sarebbe stato comunque bloccato e quindi probabilmente a rischio di non iscriversi per azioni giudiziarie, perché di lì a 8 giorni ci si doveva iscrivere, oppure tutelare i miei interessi, andare avanti, chiedere a chi voleva intervenire di intervenire, con il rischio che l'intervento fosse risultato vano, perché poi quel capitale poteva essere bloccato e la squadra non si sarebbe potuta iscrivere. Ma nessuno può dire che il Bari sarebbe fallito se non ci fosse stato Gian Casper, perché qui la cronistoria, gli atti, e adesso lascio la parola al professore, parlano in maniera chiarissima. Abbiamo chiesto un rinvio per capire se era normale questo tipo di operazione. Dopodiché, per evitare ulteriori problemi, abbiamo detto ok e tuteleremo i nostri interessi in tutte le sedi possibili, cosa che stiamo facendo con il professor Donativi, che è qui al mio fianco, professor Vincenzo Donativi, che adesso si presenterà tutto il suo staff legale, gli altri avvocati che stanno collaborando con lui. Io mi scuso se mi sono un po' dilungato, ma credo che fosse fondamentale riepilogare data per data tutti gli accadimenti. Siccome qui c'è qualcuno che specula, e soprattutto io qui vivo, nessuno se n'è scappato, nessuno ha intenzione di scapparsi, di vivere a Milano, di stare tutti in casa, o di... Io vivo qui, mio padre vive qui, la mia famiglia vive qui, i miei figli vivono qui, e tutti devono sapere che io in questa faccenda da 3 anni ho messo vita, risorse, patrimonio, presente, futuro e forse delle altre generazioni. Questa è la realtà. Che poi io sia stato uno sciocco o un credulone, mi rendo conto, prendo le mie responsabilità. Ma questo non significa che nessuno debba mettere in dubbio che io avessi chissà quali interessi o abbia avuto chissà quali benefici da questa operazione. Perché il primo a essere danneggiato dall'operazione Nordin e da tutta questa storia sono stato io. L'altra radio. Bella da ascoltare. E così parlò Gianluca Paparesta. Ringraziamo la nostra collega Caterina Di Lernia per i contributi audio. Noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito per commentare le parole dell'ex presidente del Bari. Ed ora facciamo un esperimento. Proviamo a trasmettervi per radio il profumo delle specialità di Voglia di Pane. Pane e focacce di tutti i tipi e a tutte le ore. Rosticceria, gastronomia, salumeria di alta qualità, primi piatti, dolci da forno. Vi è arrivato? No, peccato! E allora correte in via Napoli 302 a Bari e lo sentirete. Voglia di Pane è molto di più di un semplice panificio. Focacce classiche e ripiene e su richiesta la squisita focaccia alla parmigiana, rosticceria con tutte le specialità baresi, gastronomia anche con primi piatti da asporto, salumeria con prodotti di primissima qualità, dolci da forno. Prepara ricchi buffet per compleanni e ricorrenze in genere. Effettua servizio a domicilio telefonando allo 080 574 98 85. Voglia di Pane è a Bari, in via Napoli 302. Clicca mi piace sulla pagina Facebook Voglia di Pane Bari e scopri perché Voglia di Pane è la focaccia dei tifosi baresi. Eccoci, vi ricordo che potete chiamarci componendo il numero 080-524-0424, oppure potete inviarci messaggi o note vocali tramite WhatsApp al numero 334-3837-444. Vi ricordo il sondaggio odierno: che idea vi siete fatti e come valutate quanto detto da Paparesta? Sono giunti da già tantissimi messaggi, tra poco li leggeremo. E allora, diciamo subito che Paparesta ha confermato le nostre indiscrezioni date in questi giorni. La prima riguardava questa cordata di 3 imprenditori romani che lo stanno sostenendo in questa nuova iniziativa, notizia che vi abbiamo dato nella puntata di lunedì. La seconda riguarda la sua posizione di socio minoritario, scusate, nella FC Bari. Paparesta, che come detto possiede una quota dello 0,63% all'interno del Bari, non è stato ancora liquidato da Giancaspro. Paparesta che ha annunciato questa azione giudiziaria nei confronti dell'attuale presidente del Bari, reo, secondo l'ex arbitro e i suoi legali, di non aver
compiuto un'operazione, diciamo, lineare nel subentrarli. Su questo non possiamo esprimerci, dato che nonostante le domande dei colleghi presenti nella sala dove si è svolta la conferenza stampa non sono stati forniti elementi aggiuntivi, quindi non possiamo capire e sapere su cosa avverterà questa azione. Ma sicuramente una cosa mi sento di dirla, contrariamente a quanto sostiene Papalesta, io penso che non è un'azione che fa il bene, che farà il bene del Bari. Per fortuna non dovrebbe, ci vorrà molto tempo prima che il tribunale di Bari si possa esprimere su questa richiesta di Papalesta, però io non penso che questa azione faccia bene al Bari, alla squadra e alla tifoseria. Papalesta ha detto che la conferenza non doveva esserci, ma è stata convocata per rispondere ad alcune notizie trapelate nei giorni scorsi. Beh, ci si poteva limitare a quel post su Facebook ed evitare la conferenza stampa, o comunque sia fare la conferenza stampa in periodi diversi e farla solo per spiegare cosa era successo con Nordin, perché la città e la tifoseria meritava delle risposte. Circa appunto Nordin, sinceramente ho notato diverse incongruenze in quanto detto da Papalesta, ma sinceramente ormai conta poco. Su quel teatrino è anche inutile spendere altre parole, perché lo stesso Papalesta ha ammesso di essersi fidato troppo di queste persone, e spero che davvero agisca legalmente nei loro confronti, perché sentire Papalesta dire che i soldi non sono arrivati per una telefonata di Nordin che era arrabbiato per le scaramucce tra i soci, insomma, mi sa tanto di presa in giro, e spero che lo stesso Gianluca se ne sia reso conto, così come credo si sia reso conto che la conferenza di ieri non ha fatto di certo bene alla sua immagine, perché sia su Orgoglio Barese sia sui social sinceramente ho letto quasi e solo commenti negativi nei suoi confronti. Quindi questo dovrebbe far riflettere Gianluca su quanto detto, su quanto fatto ieri. Luca, insomma, ormai è un duello tra ex soci e tifosi che ne farebbero tranquillamente a meno. Assolutamente sì, e senza voler entrare adesso nel merito dell'azione avviata da Papalesta e dai suoi legali, credo che anche nella conferenza stampa di ieri, io penso che sarebbe bastato più che magari quel post su Facebook anche un comunicato stampa, se l'obiettivo... Sì. Era smentire la notizia e basta. Esatto, se l'obiettivo era chiaramente quello. L'obiettivo era invece sicuramente tornare su questioni anche diciamo abbastanza datate, però io credo che su molti argomenti, in particolar modo sulla questione Nordin, non sia stato detto tutto, perché se sinceramente le motivazioni portate da Gianluca Papalesta mi sono apparse poco convincenti, quindi una conferenza stampa che, come detto, risulta essere superflua sia per quanto riguarda la tempistica sia per quanto riguarda i contenuti. E leggiamo qualche messaggio dei nostri radioascoltatori, veramente tanti quelli arrivati. Allora, buongiorno ragazzi, in merito alla conferenza stampa non ho sentito una domanda da parte dei giornalisti. Le domande ci sono state, però nella parte finale, quindi le domande ci sono state, magari si può discutere sul fatto se fossero appropriate o meno, però io ho sentito domande anche pertinenti. Poi Giovanni Dalloseto, Papalesta sembrava Fantozzi quando parlava, sempre con la lingua di fuori, a dire il vero non ho capito cosa vuole. Ciao ragazzi, sono Alessandro, ma è stato un monologo ieri o i giornalisti hanno perso la parola? Ripeto, c'è stato prima un monologo, come è normale che fosse, e poi le domande dei giornalisti. Francesco scrive: al suo posto mi sarei vergognato, ma ci rendiamo conto delle sciocchezze che ha detto. Papalesta lontano da Bari. Poi Nando: ditemi quello che volete, ma io gli credo, secondo me anche lui è vittima. Un altro messaggio: buongiorno a tutti, mettiamo il caso che Papalesta vinca la causa, è sicuro che poi questa cordata di imprenditori romani è ancora disponibile, non li tira un bidone come gli altri? Noi e la squadra che fine faremo con una persona che va in giro a chiedere elemosine a tutti? Basta con questi teatrini. Gianni da Bari. Beh, su questo è il solito discorso. Papalesta ha parlato di questi imprenditori come qualcosa di solido, qualcosa di serio, che potrebbero garantire solidità al Bari, frasi che abbiamo anche sentito in passato, dobbiamo essere sinceri. Quindi siamo sempre lì, bisogna capire quali sono le reali intenzioni, però Papalesta ha parlato di qualcosa di sicuro e certo, però ne parlava anche in altre situazioni, quindi è tutto da valutare e prendere con le molle, però ripeto, vedremo come si evolverà la situazione. Io personalmente penso che tutto ciò non faccia assolutamente
bene al Bari. E ora velocemente trasferiamoci sul nostro forum di orgogliobarese.it. Leggiamo come i tifosi stanno commentando questa conferenza stampa. Ci sono decine e decine di pagine con oltre 300 commenti. Leggiamo i più interessanti. L'utente Knudsen ha scritto: perché intentare causa contro Nordin? Ricordiamo che a fine conferenza appunto Paparese ha detto che potrebbe, anzi sta valutando la possibilità di far causa a Nordin. Perché fare causa se ha pagato e i soldi sono stati bloccati? Con riferimento al blocco delle somme vi dico che è un'ipotesi molto remota, ma può succedere in caso di dubbi sulla provenienza delle somme, e questo non è che migliori le cose. L'utente fa riferimento al blocco delle somme che in un primo momento Nordin doveva elargire al Bari per alcune norme sull'antiriciclaggio e su norme antiterrorismo. Vabbè, non ci addentriamo troppo in questi tecnicismi. L'utente Sentenza dice: è stata una conferenza in cui sono arrivate spiegazioni tardive e vecchie su vecchie questioni. Su questi punti diciamo che avrebbe potuto, dovuto farlo già da tempo. L'utente Bar dello Sport dice: sono solo riconoscente verso Paparesta perché ci ha messo la faccia, soldi, tempo e quant'altro. Non credo proprio si sia fatto i soldi come qualcuno vuol far credere. Infine l'utente Acustica 65 dice: se a giugno aveva i soci pronti ad intervenire, perché non l'ha fatto? Se a giugno non aveva i soldi per ricapitalizzare, perché oggi frigna chiedendo di avere indietro il giocattolo, dicendo di averne il diritto? Se il bene del Bari è al primo posto e se oggi ci sono gli imprenditori pronti, perché non liquidano Giancaspro e non si rimettono a comandare? Questi gli interrogativi dei nostri utenti sul forum. Per noi piccolo break, ma torniamo tra un minuto. La tua sicurezza in auto ha un solo nome, Colella Gomme. Da sempre il punto di riferimento per chi vuole dalla sua auto le migliori prestazioni in tutta sicurezza. I migliori pneumatici ai prezzi più bassi del mercato. Michelin, Pirelli, Colella e Kumho Direct Platinum Point. Convergenza, equilibratura, custodia e sostituzione pneumatici invernali. Meccanica leggera, centro revisione auto e moto. E oggi da Colella Gomme puoi usufruire del comodo servizio di presa e consegna auto a domicilio, così mentre sei in ufficio la tua auto verrà messa a punto. Colella Gomme è a Bari in via Aulisio Rotonda Santa Caterina. Telefono 080 566 20 44. Sconti speciali e omaggi a tutti i tifosi della Bari e ascoltatori di Tanto Non Capirai. Bene, ora torniamo ad occuparci di calcio giocato. Nel tardo pomeriggio di ieri ha parlato Francesco Vagliani che ha anche commentato la conferenza stampa del suo ex presidente. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Tanto non capirai. Io penso che, ragazzi, a questo punto dobbiamo renderci conto che veramente dobbiamo cercare di dare un bel indirizzo a questo campionato. Va indirizzato bene, perché ne abbiamo la possibilità, ne abbiamo le capacità e non dobbiamo farci sfuggire le occasioni, e soprattutto non dobbiamo dare per scontate le partite, perché, ti ripeto, andare a Latina non mi piace sentire che è una cosa facile, perché non lo è. Infatti, perché sulla carta potrebbe sembrarlo, no? Potrebbe sembrare, dice, una squadra che ha vinto una partita sola, se non sbaglio, però queste cose ti possono ingannare e possono farti prende la strada. Cioè, la mia sensazione è che la settimana scorsa, quindi mi piace essere sincero, la partita col Trapani, quindi tre partite fa, è stato vissuto con un po' più di tensione rispetto alle altre partite, ma penso che nonostante il 3-0 lo si sia visto, insomma, anche da fuori. Però, per dire, Novara, io il secondo tempo di Novara, a me è un secondo tempo che mi fa capire che la crescita iniziata col Trapani e che sta continuando adesso con la Pro Vercelli, anche a Novara, purtroppo sbagliando il primo tempo, ma non tanto come passaggi, cose o cose tattiche, come atteggiamento, purtroppo l'hai persa lì, perché ha preso gol e non si è riuscita a rifarla. Però penso, siate d'accordo con me, che il secondo tempo a Novara è stato un solo tempo di reazione, con le difficoltà che si può trovare una squadra che ti fa giocare male, che la metteva tutta sul discorso fisico. Secondo me è una squadra in crescita, ti ripeto, anche se faccio confronto tra Bari-Trapani e tra Bari-Provercelli, vedo più consapevolezza, più tranquillità, quella che dobbiamo avere, quella che, ti ripeto, non siamo una squadra che può arrivare al sabato a avere le ultime spiagge o le cose che si sente. Non possiamo, dobbiamo soltanto metterci in testa di essere una buona squadra
e che però le buone squadre, se non ci mettono l'anima, perdono anche contro le squadre con meno qualità. Questo è il mio pensiero. Poi ti ripeto, se no non si spiegherebbe quello che successe qualche anno fa al Catania, quello che succede a volte a grandi squadre attrezzate per vincere e non vincono. Ci vuole l'anima, ci vuole di lottare più dell'altro. No, questo è già una conferenza, se non mi sbaglio, insomma, una settimana o due dopo la fine del calciomercato, l'avevo detto, che era. C'era stato qualche discorso, qualcosa, sicuramente la mia posizione non era tra le più sicure, però fa parte del gioco, fa parte dell'estate, fa parte di una squadra che si sta formando, quindi abbiamo preso in considerazione tutte le ipotesi di rimanere, andare, questo è. Però ti ripeto, adesso lo stato d'animo è di chi si ha da fare ogni settimana, perché dietro fortunatamente c'è chi pedala e chi scalpita, e quindi insomma adesso rientrerà anche Matteo Fedele, e quindi siamo tanti in mezzo al campo. Non lo invidio per niente il mister, perché siamo per quei due posti lì, siamo in tanti, e penso che meriteremo tutti di giocare. Insomma, sembra aver capito che fa un'azione legale perché pensa gli sia stata tolta ingiustamente la società. Esatto. Questo? In quest'ora non ci interessa, non possiamo dirlo. Possiamo dirle, non sono cose di cui possiamo occuparci a livello di competenza, però di sicuro ci interessa. A noi ci interessa che la società faccia le cose giuste, quelle che ci occorrono per poter fare il campionato. E noi di questo ne abbiamo parlato spesso volentieri col direttore, col presidente, quindi non è un mistero che noi ci teniamo tanto anche ai particolari, e in questo insomma la società si è messa a disposizione le cose che abbiamo chiesto, perché tante volte si dà magari per scontate delle cose che invece non lo sono. Cioè nelle squadre, io sono sempre stato dell'opinione che le squadre che funzionano in campo funzionano anche fuori. Poi sì, ci possono essere la stagione del grande quando è successo qua che si è rischiato il fallimento, oppure il Pisa, però alla lunga non basta. Il Pisa lo sta un po' dimostrando, che il fattore entusiasmo, sorpresa, la società senza società, poi alla fine con la società disorganizzata non vai avanti. A noi quello che interessa è che la società faccia tutto quello che ci serve, che ci possa dare una mano, ci possa aiutare per raggiungere i risultati. E ti ripeto, può passare dall'avere, che posso dire, i campi tenuti nel giusto modo, che può essere, non so una cosa, fare esempi, insomma, avere le strutture giuste. Questo è quello che ci garantisce la società. Poi il discorso legale, ti ripeto, io non so, francamente non so neanche l'argomento come sia, poi non è che l'ho studiata la giurisprudenza, quindi però ti dico assolutamente, per noi l'importante è che la società funzioni come si deve. I Good, gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita sempre prodotti surgelati di prima scelta. Ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione e i nostri gustosissimi gelati. Inoltre, una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché I Good non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la I Good Fidelity Card presso tutti i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. I Good Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare aggiornati su tutte le nostre promozioni e per scoprire il punto vendita più vicino. I Good Surgelati. Tanta fantasia sulla tua tavola. L'altra radio. Bella da ascoltare. Ed è arrivato il momento dell'approfondimento per commentare quanto sta accadendo in queste ore attorno al pianeta Bari. Ci affidiamo all'esperienza e alla sagacia dell'ex capo servizio economia della Gazzetta del Mezzogiorno, il collega giornalista Vito Raimondo. Buongiorno Vito e ben ritrovato qui a Tanto Non Capirai. Ciao, buongiorno. Allora, sicuramente avrei seguito la conferenza stampa di Gianluca Paparesta, tante le cose dette, vediamole, analizziamole velocemente, una per una. Partiamo dall'azione giudiziaria avviata da Paparesta nei confronti di Giancaspro. Pochi elementi per valutarla, ma Paparesta che parla di operazioni poco lineari da dicembre, quindi dal giorno del subentro di Giancaspro, sino all'ultimo giorno, vale a dire fino a giugno. Dall'esterno, secondo te, a cosa potrebbe attaccarsi l'ex presidente per poter rientrare in possesso delle sue quote? Ma io sto cercando di capire appunto
il percorso che Papa Resta ha intrapreso per arrivare a riconquistare la maggioranza, cioè il 95% delle azioni del Bari. Io so soltanto, e lo sapete anche voi, che lui ha portato in passivo il Bari. Quando è entrato Gian Caspro, il Bari era sotto di 4 milioni e mezzo di euro, perché lui ha realizzato una gestione assolutamente fallimentare da quando è entrato fino a quando è uscito, sia sul piano tecnico che sul piano amministrativo. Il giorno in cui lui è uscito dalla stanza del notaio D'Alessio e hanno fatto quello che hanno fatto, e nessuno di noi ha potuto vedere cosa è accaduto, lui è andato a casa e è stato dire: io sarei andato dritto in prefettura o avrei chiamato la polizia per dire che questi stanno commettendo un reato. Ora, che cosa vuoi? Io non l'ho capito ancora. Come fai ad entrare in possesso delle azioni, visto che quel signore ha fatto, non so se è corretta la manovra o meno, ha trasformato un suo credito, cioè di soldi che aveva dato a Papa Resta, li ha trasformati in azioni, per cui lui è finito in minoranza. Questi sono giochi che un commercialista come lui li dovrebbe conoscere, solo che lui non fa più il commercialista, fa il l'uomo d'affari, l'asset d'affaires. Non può fare il presidente di una società di grande livello come vorrebbe essere il Bari, fa il mediatore, e uno senza soldi non fa niente. Lui vuol fare il Moratti, il Berlusconi, ma non fa niente, lui non ha i quattrini. Ha detto addirittura che si è indebitato, e questo è gravissimo per una persona normale, indebitarsi per buttarsi in quella vicenda. È da stupidi se ha fatto questo, addirittura ha barattato il proprio patrimonio per entrare in possesso, per fare il presidente del Bari. Non è petto il suo, come si dice dalle nostre parti, e lo ha dimostrato col fallimento totale della sua gestione. Ora entra quest'altro signore di cui non ho neanche io una grande piacere. Vito, scusami, a proposito di questo, sta facendo molto discutere una battuta di Papa Resta ieri in conferenza stampa, quando ha detto: sbaglia chi sostiene che il Bari sarebbe fallito senza l'intervento di Gian Caspro, avevo altri imprenditori oltre Nordin. Beh, i tifosi si chiedono: e perché dirlo ora e non all'epoca? Non è riuscito, caro mio, lui non è riuscito a presentarli questi imprenditori, è fallito su tutto il fronte come mediatore, è fallito la pista indiana, l'ha detto lui, è fallita la pista russa, è fallita la pista di questo signore malese, che non è nessuno nel suo paese, non è nessuno. Io ho fatto informazioni, come fanno i giornalisti seri, quello del suo paese, non era nessuno. Or che vuole? Che lui aveva degli imprenditori a portata di mano, ma senza soldi, dove sta questa cosa? Doveva portarli quel giorno nello studio di Tizio D'Alessio, l'imprenditore. Certo. E poi lui dice: no, però quello della Malesia ha detto che voleva capire come stava la faccenda tra lui e Giancarlo, la vicenda, no, lo screzio che c'è tra due. Ho capito, ma che ne frega ha dato di sapere come sta la vicenda? Quello non si è presentato ed è uscito fuori dalla società e basta. E poi lo posso dire in conclusione, parliamoci chiaramente, ai tifosi e agli sportivi di queste beghe non frega niente. Quella conferenza stampa di ieri è solo una grande pagliacciata a cui sono prestati anche i giornalisti. Io, se fossi stato il direttore di un giornale oggi, avrei dato 10 righe, non quella montatura che non serve a nessuno. Ha creato un clima anche di debolezza nella squadra. Sì, questo l'abbiamo detto anche noi all'inizio, insomma, non è stata molto opportuna come tempistica. Vi ricordo che siamo in diretta con il giornalista Vito Raimondo. Circa la trattativa con il malese Nordin, Papa Resta ha parlato di ostacoli in un primo momento per il passaggio dei soldi per via di norme antiterrorismo e antiriciclaggio tipici dei paesi offshore come la Malesia. Ti risultano? Ma lui li doveva conoscere queste norme. Tu magari non le conosci perché fai quel che fai, fai il giornalista, ma lui che fa il commercialista, lui è commercialista, ragazzi, è iscritto all'ordine dei commercialisti, quindi ha dei clienti a cui dovrebbe suggerire: statevi attenti, della Malesia non si possono importare capitali. Perché viene a dire ieri a noi, ai Varese, si è dato un altro tappo sul piede. Questa è la cosa triste di questa vicenda. Un uomo che si siede su una sedia e parla in continuazione per due ore dicendo, parlandosi addosso e facendo credere chissà che cosa.
andassi in tribunale, tra 3 anni, 4 anni, deciderà il tribunale, se deciderà. Se no il taglio nel frattempo andrà o a Ramengo, oppure entrerà un altro signore, se Giancastro non ce la fa. Ma lui non è fuori, fuori dai giochi. Chi sono questi imprenditori? Non si sa. Sempre il mistero c'è con Paparessa. Questi imprenditori romani, mezzi pareti, chi sono? Mistero, come Turandot. Vito Paparesta, che ha anche parlato di merchandising, della global licensing, dicendo di essere stato costretto dalla Nike a creare una società concessionaria per poter avere del materiale gratis. Ma l'anomalia che noi anche sul sito abbiamo contestato a Paparesta è che in questa società, cioè non è la creazione della società, è che in questa società doveva comparire il Bari, non il suo presidente. Ma lui ha fatto comparire, come tu saprai, i parenti, non il Bari. Lui nella società altri professionisti, non c'erano parenti, è il padre, mi pare. Che è tutta un'altra cosa. Il Bari non è entrato niente, è Giancarlo. No, non c'era. Ha detto che il contratto con la Nike non esiste in società. Sì, sì, l'ha detto, sì. Giancarlo, l'ho detto io. No, ma l'ha detto anche Paparesta ieri, dicendo poi, ma anche quello con la Umbro, con l'Ambro non esiste. Quindi ha detto, vabbè, l'ha confermato anche ieri. Le casse della società. Mica lui sta nella società. Ieri Giancarlo ha detto che ora si firmerà la convenzione. Sì. Ma ha detto che invece quel con la Nike non esiste. E io, ha detto Giancarlo, non riconosco fatture emesse dalla Nike che starebbero per arrivare. Se le fatture si emettono dopo 3 mesi, 4 mesi. Paparesta, che nelle varie contraddizioni circa la faccenda Nordin, prima lo ha difeso, poi in conclusione di conferenza stampa ha detto che potrebbe adire azioni legali verso Nordin. Credi sia opportuno? Ebbene, lo faccio, ma è un problema suo. A noi sì, non frega niente, a noi non frega niente, cioè ai baresi non frega niente. Se la vedesse lui con Nordin, certo. Ma noi Bari è fuori, non certo, c'entra niente. Meno che mai Giancastro, poveretto, che c'è nella società. I danni se li deve far pagare da Nordin, non so in base a quale strategia lui voleva, ha creato questa messa in scena di questo Nordin. Paparespa ha detto che i giorni scorsi che sta spulciando una per una tutte le fatture che ha avuto in eredità dalla sua gestione. Una è contestato, tutti ha contestato. C'è gente che avanza anche 10.000 euro, 5.000 euro, che sì, io sì, conosco, sì, sì, che lui non ha pagato. Non ha pagato nemmeno sul legale. E da qui magari i ritardi nella presentazione del piano industriale da parte di Giancastro, che insomma sta cercando di risolvere vecchi problemi lasciati in eredità. Perfetto, io ringrazio il collega giornalista Vito Raimondo per essere intervenuto ai nostri microfoni. Vito, grazie mille, buona giornata e ci riaggiorniamo. Bene, noi ci fermiamo, linea alla regia, ma torniamo subito. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Bene, ultimo segmento della nostra trasmissione, diamo un'occhiata a qualche titolo di giornale, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Paparesta, rivoglio il Bari, ora deciderà un giudice, non cerco rimborsi e che stupido affidarmi di tanta gente. Sempre sulla Gazzetta si riprende la conferenza stampa di Vagliani. Vagliani, lo zio traccia la rotta, siamo in crescita, dobbiamo sempre pensare che di fronte ci sia il Real Madrid. E poi un editoriale di Davide Lattanzi, Cosmo e Gianluca, c'eravamo tanto amati, prima soci, oggi rivali, la difficile convivenza fra le due anime del Bari. Gazzetta dello Sport, Vagliani parla da leader, Bari mettici l'anima, il centrocampista dipende da noi, da come giochiamo, questa squadra deve lottare più delle altre, serve continuità.
anche qui articolo su Gianluca Paparesta, assalto Paparesta, riprendermi il club, ci provo, l'ex presidente non voglio un rimborso ma le mie quote e a Nordin chiederò i danni. Cambiamo giornale, Epolis Bari, Paparesta prova a riprendersi il Bari, articolo di Maurizio Spaccavento. Infine ultimo giornale, Corriere dello Sport, articolo di Antonio Guido, carica Vagliani, Bari lottiamo più degli altri, a Latina partita col sapore dell'ex, se segno esulto, io esterno pronto a tutto per svoltare il campionato. Bene, è veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, saluto Luca Deleteris, ciao Luca, domani. Ciao Nicola, domani, un saluto, una buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori. Ringrazio anche Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito, mentre io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Tanto non capirai. Forza Bari e ciao, da Nicola Lucarelli. Tanto non capirai.